Sicurezza in città, sistema di videosorveglianza, numero di contagi in costante aumento, rispetto delle regole anti-Covid e politica con la nuova giunta. Questo è quello che abbiamo chiesto al sindaco Gaetano Cimino. Come sicurezza in città? I furti aumentano, le telecamere non funzionano. Allora, intanto diciamo che negli ultimi giorni abbiamo assistito a un'escalation di furti effettuati appunto nella nostra città a danno di commercianti. Proprio ieri è stato convocato dal dirigente della polizia locale un tavolo interforze alla presenza pure dell'amministrazione. Sono stati affrontati i temi e sono state affrontate le iniziative da mettere in campo. Io come sindaco ho fatto predisporre dal dirigente del settore economico finanziario e dal dirigente del settore lavori pubblici un piano per adeguare, quindi ammodernare e ampliare l'impianto di videosorveglianza. Proprio oggi è stata pubblicata la gara per 70.000 euro per mettere in campo un censimento con lo stato di utilizzazione dell'impianto attualmente presente in città. È stata poi caricata la gara attraverso un finanziamento ministeriale per circa 320.000 euro per ampliare l'impianto attualmente esistente. È chiaro che l'impianto di videosorveglianza deve essere ammodernato, deve essere ampliato per garantire maggior sicurezza ai cittadini. A questo però va aggiunto un maggior intervento da parte delle forze dell'ordine per garantire un controllo più capillare del territorio. Nei mesi precedenti abbiamo approvato il piano del fabbisogno del personale, dove ho previsto l'incremento delle unità della Polizia Municipale Locale. Questo proprio per avere, in sinergia con le altre forze dell'ordine, un territorio più sorvegliato. Quindi sono diverse le iniziative messe in campo, unitamente anche all'ASCOM, proprio per garantire ai cittadini una sicurezza maggiore. Le condizioni degli istituti scolastici per l'accoglienza degli alunni, i ragazzi in classe sono sicuri? Allora, intanto diciamo che è stato fatto un incontro in prefettura per valutare la possibilità di orari differenziati di ingresso alle scuole con l'apertura di esercizi commerciali che non somministrano generi alimentari. Una proposta che è stata sottoposta dal prefetto ai sindaci che insieme all'ASCOM e le autorità competenti, quindi polizia locale e polizia municipale, dovranno valutare queste proposte e far pervenire all'attenzione della prefettura quelle che sono le osservazioni in merito a questa proposta. I dirigenti scolastici che sono deputati a garantire l'ingresso a scuola e quindi in presenza i ragazzi devono garantire la sicurezza degli stessi. So che tra i vari incontri che ci sono stati tra l'assessore Diana Carosella e i dirigenti scolastici si sono messe in campo diverse iniziative, come quello dell'ingresso differenziato, come quello dell'ingresso in presenza al 50% o al 75%, così come prevista dalla normativa vigente per alcuni plessi scolastici. Quindi ogni dirigente scolastico, a secondo del plesso, ha messo in campo con iniziative concordate con l'amministrazione comunale queste iniziative per garantire la sicurezza dei ragazzi in presenza e quindi anche in DAD. Sono molti cittadini che si chiedono, non ci sono controlli per strada, non ci sono rispetto alle misure anti-Covid. Cosa rispondiamo a queste persone che si sentono meno tutelate? Allora dobbiamo rispondere che l'appello è quello al buon senso che ognuno di noi dovrebbe avere rispetto ad una pandemia che non si è fermata. Cioè l'emergenza sanitaria c'è
è presente nel nostro territorio e quindi dobbiamo partire dal buon senso che ognuno di noi deve avere nel rispettare se stessi, nel rispettare il prossimo, seguendo le regole basilari, cioè evitare assembramenti e utilizzo della mascherina sempre. È chiaro che i controlli ci sono perché ne è testimonianza il numero di multe che sono state evase nei mesi scorsi. Questo non basta. Non basta perché, ripeto, abbiamo una città di oltre 65.000 abitanti, abbiamo bisogno certo di controlli più serrati, ma ricordiamo che alla base di tutto ci deve essere il buon senso di ogni singolo cittadino. Parliamo di giunta. Con le forze politiche della mia coalizione abbiamo messo in campo l'azzeramento di tutte le cariche politiche e istituzionali presenti all'interno del Comune. Questo per dare alla politica la possibilità di mettere in campo le migliori risorse e dare il proprio contributo partendo dall'interno della giunta. Questo perché? Perché nel 2018 tutti quanti insieme ritenemmo opportuno di mettere in campo una giunta tecnica per dare una start-up importante a questa città. Tante sono state le delibere approvate, tanta è stata la programmazione messa in campo in questi 2 anni e mezzo. Oggi siamo pronti per dimostrare alla città che la politica c'è e mettere in campo le migliori risorse a disposizione del sindaco. Ci sono greve nella maggioranza del sindaco Cimino? C'è una discussione interna alla maggioranza, ma certamente non parlerei di crepe, anzi posso dire che non ci sono crepe. C'è una dialettica che appartiene alla politica così come l'è sempre stato. A quando la nuova giunta? Siamo a buon punto, manca ancora qualche piccolo dettaglio per varare la nuova squadra di governo. Voglio rassicurare i tanti che l'azione amministrativa comunque sta andando avanti e stiamo portando avanti grandi risultati.